Partenza per gli stage all'estero, ma solo per gli alunni di Pagani, non per quelli di Angri. I giovani studenti dell'alberghiero paganese, istituto intitolato al tenente dei carabinieri Pittoni, sono partiti dunque per gli stage formativi all'estero a Malta e Montpellier in Francia, dove parteciperanno ad attività di formazione in college di lingua inglese e francese. Sono 5 i PON che sono stati predisposti dall'Ipsar di Pagani e che vedranno impegnati 4 gruppi composti, ciascuno da 15 alunni. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Rosanna Rosa, che però ha tenuto a sottolineare il rammarico personale per non aver potuto allargare il progetto anche agli studenti della sede di Angri. Dopo le roventi polemiche e proteste sull'accorpamento di Pagani all'Istituto Tecnico Fortunato, proprio di Angri, fortunatamente superato dopo le rassicurazioni arrivate dall'assessore provinciale Carpentieri, ecco la delusione della professoressa Rosa, che avrebbe voluto inserire, come promessa ai genitori, anche un gruppo di studenti di Angri per questi stage all'estero, cosa però non possibile per via delle disposizioni ministeriali. Finalmente siamo riusciti ad attuare i progetti PON per i quali eravamo stati autorizzati dall'autorità di gestione per 3 località: per Malta, in un college di lingua inglese, per Montpellier, per un college di lingua francese, e per Pestum, per uno stage formativo per i nostri allievi. C'è stato, come ben sapete, lo smembramento dell'istituto riguardo la sede di Angri. Mi dispiace molto di questa cosa, perché dei progetti erano stati attuati proprio per i ragazzi di Angri, e quindi avevo già contattato anche le famiglie e avevo anche già cominciato ad avviare questi progetti per i ragazzi, perché io sono la responsabile dell'istituto e sono la responsabile, cioè ci tengo alla cultura e all'integrazione dei nostri alunni e alla didattica e alla formazione del cittadino. Per cui, come questi ragazzi di Pagani potevano usufruire di queste possibilità, così mi faceva piacere che anche i ragazzi di Angri usufruissero delle stesse possibilità. Purtroppo questo smembramento ha reso impossibile la cosa, perché poi il Ministero, l'autorità di gestione, vista che la titolarità era di Pagani, ha detto che i PON dovevano essere fatti, dei PON dovevano usufruire i ragazzi di Pagani. La cosa mi dispiace molto. Mi riservo anche di vedere i genitori e le famiglie di Angri, con le quali avevo già parlato, e ho visto che mi dispiace molto di questa soluzione finale.